Allora, io ho anticipato di qualche giorno perché mi sembrava giusto che quando ci sono degli imprevisti, nel senso di partite di questo tipo, affrontate certamente siamo arrivati impreparati, ecco, alla partita, quindi è giusto che il responsabile vada avanti per parlare di questo problema che sicuramente non c'è, non ci sono attenuanti, non ci sono scuse, non siamo stati bravi a far riprendere da dove abbiamo lasciato come approccio alla partita. Approccio alla partita non significa che diciamo così, l'allenatore sente da colpa e dice abbiamo sbagliato approccio ed è finita lì. Significa che l'allenatore non ha le sollecitazioni o gli input o tutto il resto che in preparazione alla partita non sono stati sufficienti e adeguati per farci arrivare pronti alla partita stessa, perché abbiamo visto che sembrava una partita di fine campionato, ritmi bassi, e questa squadra ha dimostrato che noi non possiamo, noi dobbiamo giocare a tavoletta per fare bene, ecco, non possiamo giocare diciamo, a ritmi di questo tipo, con movimenti lenti, e senza palla, e di conseguenza il responsabile sono io perché non ho capito che si doveva fare qualcosa in più, probabilmente soprattutto l'ultima settimana è stata un po' travagliata perché magari c'è stato qualche via vai nello spogliatoio, qualcuno è andato, qualcuno è tornato, qualche problemina all'inizio settimana, l'incidente stradale, sono cose che distraggono da quello che il lavoro, ripeto, è certamente io e il mio staff non siamo stati in grado di far arrivare alla partita al massimo, non, con tutte le insidie che c'erano, perché chiaramente il fatto di giocare contro una squadra in difficoltà inconsciamente ha potuto un pochettino far sì che questi ragazzi, diciamo così, inconsciamente non sono arrivati come nell'ultimo periodo. D'altronde, qualche lacuna in questo senso l'abbiamo e la dobbiamo migliorare, se come anche nel periodo buono o purtroppo certe partite allentiamo un po', tant'è che per esempio quando siamo rimasti in 10 abbiamo subito 4 gol nelle 3 partite che abbiamo avuto la superiorità numerica, questo significa che spesso allentiamo un po' la tensione, questo non può accadere, non possiamo permetterci perché siamo una squadra forte, secondo me, nel momento in cui facciamo tutte le cose che prepariamo con l'intensità giusta. Questa è la premessa. Poi, se vogliamo entrare nello specifico, fate le domande. Da questa partita, deve essere una lezione, dobbiamo capirlo tutti, che non possiamo permetterci, diciamo, certi abbassamenti di tensione, ecco, perché questa è la verità. Non possiamo più, siccome ancora c'è tempo per recuperare, dobbiamo far sì che questi episodi non si ripetano. Io parlo sempre di prestazione, perché è normale che si tratta di, diciamo così, quando io parlo approccio in generale, parlo sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista fisico. E questo è evidente che non eravamo pimpanti, non eravamo aggressivi. E non eravamo attenti perché subire gol su calcio piazzato, anche se magari dicono non l'ho neanche visto in fuorigioco, però a 5 minuti alla fine due uomini in area da soli perché uno fa la sponda, l'altro calcia, significa che c'è qualche problemino, qualche calo di tensione. Quando poi il risultato va a buon fine, l'allenatore è bravo, se dobbiamo parlare da bar sport facciamo certi discorsi, se dobbiamo parlare di tattica ne facciamo un'altra. Gli ultimi due cambi sono stati uomo con uomo, diciamo così, e dal punto di vista tattico non è cambiato. Premetto che noi abbiamo fatto l'ultima partita, l'ultima settimana prima della partita, che ancora speravamo che arrivasse un giocatore per sostituire Balzano. Non è arrivato certamente non per nostra. Per volontà del Pescara ci sono stati alcuni imprevisti. L'ultimo giorno Ragusa si è allenato gli ultimi 3 giorni in quel ruolo e mi ha manifestato anche, diciamo così, che il riadattamento in quel ruolo gli veniva un po' dura, ecco, e quindi gli ho dovuto spiegare alcune cose. Il ragazzo si è sacrificato e ha fatto bene.
Quando noi abbiamo fatto gol, subito sulla nostra destra sono entrati due o tre volte, hanno creato alcuni pericoli, alcuni calci d'angolo in quella zona lì, e dopo sono passati a tre attaccanti, e mi sembra doveroso da parte di un allenatore che, vedendo anche la giornata non positiva nel fraseggio e tutto, deve cercare di portare a termine la partita. E quando ci siamo messi in quella maniera c'è stato solo un tiro da fuori da parte di Caserta, non abbiamo rischiato praticamente niente, soprattutto dal lato destro. C'è stato qualcosa rimesso o tutto il resto dal lato sinistro nostro, parlo. Quindi è una decisione conservativa. È una decisione perché loro si sono messi a tre davanti e si sono messi a giocare tre contro tre con i nostri difensori, mettendo un difensore, non costringendo addirittura ad abbassare ulteriormente Ragusa. Quando veniva fuori Rossi è chiaro che la copertura spettava, perché quelli non avevano più niente da perdere e rimanevano con tre attaccanti. Quindi la copertura, proprio perché non eravamo dal punto di vista fisico e mentale al top, è normale che uno deve prendere le precauzioni. E da un lato rimanevamo sempre, per non rimanere in parità numerica, con i tre difensori. Quindi era il contrario, perché se poi rimanevamo in quella maniera, per chi vuole fare sempre chiacchiere inutili, se rimanevamo in quella maniera con tre attaccanti e mezzo, vincendo la partita in una giornata poco felice, probabilmente poi, se prendevamo gol, fra l'altro su calcio piazzato, quindi c'entra tanto, no, l'aspetto tattico su calcio piazzato, e certamente poi si diceva che l'allenatore è presuntuoso, non ha pensato a portare, quindi fino a 6 minuti alla fine l'allenatore aveva fatto tutto, poi si è preso gol sul calcio piazzato, l'allenatore ha sbagliato i cambi, ma questo fanno parte del gioco, e quindi lasciamo fare a chi gli piace far bar sport. Questo dal punto di vista come la vedo io. Poi è chiaro che il calcio è bello perché fa parlare tutti. No, però è stato anche importante spiegare proprio il senso di questo. Ma c'è sempre una logica, perché dal punto di vista tattico, se uno dice ha fatto dei cambi e prende gol, uno poi vede che da un lato entravano più, poi non hanno fatto più niente dal lato sinistro dove ci siamo coperti meglio, ripeto, hanno fatto qualche situazione di apprensione più che occasione vera dal lato destro, da dove è nata la punizione, che è nato, diciamo, tra virgolette, quella disattenzione. Quindi c'entra il cambio, c'entra perché abbiamo preso gol su calcio piazzato, quindi il rigore era inesistente, quindi, però ripeto, a me quello che conta è che da questa partita, non dagli episodi o tutto il resto, dobbiamo cercare di ripartire senza tralasciare niente e cercare di non ripetere chiaramente determinati errori. Nel ruolo, diciamo, stava bene, si è fatto trovare pronto, stava meglio degli altri. Quindi, fra l'altro, non è un ragazzo che si doveva integrare, aveva bisogno di tempo, praticamente si conosceva con tutti, quindi l'inserimento è stato fisiologico, naturale, cioè sembrava che fosse stato sempre qua. Quindi, meglio, se ha giocato, ho ritenuto, durante i 3-4 giorni di allenamento che ha fatto, che potesse dare qualcosa in più rispetto agli altri che potevano giocare in quel ruolo, anche perché si è sempre allenato, voglio dire, fatto anche discretamente come primo impatto. È chiaro che ci aspettiamo tutti di più, però è entrato in una partita dove nessuno, diciamo, ha ripetuto le prestazioni, diciamo, precedenti. Non possiamo ripetere gli stessi errori della settimana scorsa, tra l'altro abbiamo come ruoli la copertura, che perché rientra Balzano dalla squalifica, magari ci sarà Zubac squalificato perché è stato espulso a fine gara, diciamo così, abbiamo il recupero di Capuano che si è allenato poco nell'ultimo periodo, però l'ultima settimana ha fatto 3-4 allenamenti con noi, quindi lui già è disponibile, ecco, non ci dovrebbero essere dal punto di vista tattico grosse difficoltà.